prima inveisce contro la moglie che si trovava all'interno dell'auto con alcuni bimbi piccoli, poi si scaglia contro alcuni passanti intervenuti nel tentativo di calmare gli animi. Sono stati indubbiamente attimi di follia e paura quelli che si sono registrati nella tarda serata di ieri ad Arezzo, nella centralissima via Roma. L'uomo, un giovane italiano, dopo aver parcheggiato la macchina sul lato opposto dei portici, ha dato in escandescenze. Questo personaggio che è uscito dalla macchina senza maglietta e si è diretto verso la banca dove la sua ragazza stava ritirando e ha dato un calcio volante alla vetrina, è caduto, quindi secondo me non era neanche, diciamo, molto lucido. Il parapiglia ha richiamato inevitabilmente l'attenzione dei passanti che hanno assistito alla scena. Qualcuno ha anche cercato di placare la sua furia incontenibile. Si è posto tra di loro quello della Croce Bianca, ha cercato di colpirlo e questo qui ha schivato, diciamo, prontamente e lui invece l'ha colpito. È così scattato l'allarme, sul posto è intervenuta la polizia che dopo alcune centinaia di metri ha bloccato l'uomo. Il giovane è stato riportato alla calma, identificato e denunciato per danneggiamento aggravato. C'erano anche dei bambini in auto? Sì, questo me l'hanno riferito, però da qua non si vedeva chi c'era in macchina.